tutti e ben ritrovati ai video di Photo Art. Un obiettivo macro mi serve davvero? L'obiettivo macro è quello che appassiona di più all'inizio, perché entrare in questo micromondo fatto di pistilli, di occhi, di mosche o di insetti è bellissimo, è invitante, colorato, poi mai visto, quindi veramente ci sorprende. Dall'altra parte è un obiettivo della maturità. Quando abbiamo sperimentato un po' questo, un po' quello, oppure abbiamo deciso che la macro è il nostro mondo, ci dirottiamo sugli obiettivi macro. Un obiettivo macro ce ne sono tanti in giro, sapete che si può, ci sono dei 24 mm macro, ci sono i 50 mm, ci sono gli zoom anche che hanno macro e poi ci sono i macro dedicati. I macro, i micro, i macro con la K di casa Zeiss, ce n'è un po' per tutti i gusti. Di macro abbiamo lunghezze focali che man mano che ci spingiamo in alto vanno dal classico 85-90, di cui abbiamo delle eccellenze, fino al 100-150-180, il 200, abbiamo anche degli zoom macro, 70-180, Nikon mi viene in mente. Fanno solo questo gli macro? No, assolutamente, sono obiettivi con i quali si può fotografare e riprendere le cose che si riprendono con un normale obiettivo, anche se danno il meglio di se stessi proprio nel micro. Oggi parliamo del 180 mm Sigma, macro 3 e 5. Potremmo definirlo il gemello di quello Canon, che è la stessa lunghezza focale, stessa apertura massima di diaframma, due qualità leggermente diverse. Il Canon trovo che sia superiore dal punto di vista della ripresa dei colori, non voglio dire come dettaglio, perché anche questo è buono, non è certamente il primo della classe, però nella ripresa cromatica direi che Canon senz'altro ha uno spunto in più. Cosa faccio con un obiettivo macro di 180 mm, che è una lunghezza focale tosta? Allora, questo obiettivo mi permette di riprendere da lontano, mantenendo anche un certo isolamento del soggetto, ma anche di riprendere molto da vicino. Riprendendo da vicino significa che, come un tele, riesce a mettere in risalto maggiormente di altri il dettaglio fine. Un 50 mm Leica o 60 mm Leica, scusate, così come il Nikkor, che è altrettanto valido, è un macro che comunque non ci fa un fuoco così selettivo, a meno di usare degli anelli distanziali o di rovesciarli, così come per esempio un 100 mm, un 150 o a maggior ragione un 180. Quindi è proprio la differenza di quel soggetto che noi vogliamo andare a evidenziare e a riprendere. A me personalmente la macro con un 50, con un 60 mm piace vederla, ma non sono capace di farla, non è il mio mondo, è un tipo di macro che va anche preparata molto bene, è un mondo a sé. Chi ha visto lavorare dei fotografi in questa maniera resta a bocca aperta, perché poi quello che riescono a riprodurre con le loro fotografie è qualcosa di meraviglioso, ma ci va davvero un set di preparazione attorno al fiore, la pianta, eccetera. Quello che invece possiamo fare con questo è più vicino a quello che cerco io, e cioè avere una foto di impatto più che di riproduzione, di dettaglio, di una macchia colorata immersa su uno sfondo, di un petalo estratto da tutto il suo contesto, in questo caso il fiore. È una macro più di design, vorrei dire, che di macro fotografia nella sua prima accezione. Come si comporta questa lente? Allora, innanzitutto c'è un bel anello che ci permette di muovere l'obiettivo, posizionarlo sul cavalletto e far il perno sul il fulcro, diciamo, del peso proprio sulla testa del cavalletto. Fondamentale, anche perché credo che sia superfluo dirlo, non potrete immaginare di lavorare a mano libera con un obiettivo macro, perché d'accordo che si può anche lavorare con i diaframmi aperti, ma la macro va fatta col diaframma serrato. In questo caso c'è il vantaggio che, per il genere che vi dicevo io, si può lavorare su diaframmi anche abbastanza aperti, perché mi interessa portare a casa quel tipo di risultato. Il paraluce è un paraluce generoso, si innesta a baionetta come tanti altri, ma è facile e intuitivo, bella plastica, più di quella Canon,
sempre ovviamente sono impressioni personali, signori prendetele come tali, è un po' più rigida, è anche ben lavorato all'interno, non ha il vellutino ma ha una serie di onde che rifraggono e spezzano la luce, fondamentale per la macro, ancora di più che per altri ambiti, fondamentale. Che cos'è un obiettivo macro? Un obiettivo macro potremmo definirlo uno zoom, come un tele zoom, che però lavora a distanze ravvicinate. Infatti l'escursione in questo caso è interno, quindi io posso muovere il mio fuoco ma la lente rimane questa, avviene all'interno e quindi anche il bilanciamento se ne giova, perché vuol dire che la macchina una volta sul cavalletto è molto stabile. Ha un selettore come macro principali, un selettore che ci permette di lavorare su full, quindi su tutta la sua lunghezza focale quando chiediamo di lavorare in autofocus. A proposito, l'autofocus quasi quasi potremmo anche risparmiarlo su ottiche come queste, perché non si lavora mai in autofocus, ma comunque insomma anche questo c'è, ce lo teniamo, di lavorare fino a 60 cm, cioè da 60 cm in più, o se no di lavorare anche in una escursione che è quella che ci dice da 40 a 60. Anche questo è utile nel momento in cui piazziamo un cavalletto e vogliamo lavorare lì senza perdere il tempo a farci fare tutte le corse di messa a fuoco. Cosa possiamo dire del Sigma? C'è una nota dolente, ma capita su parecchi Sigma. Il rivestimento che ha sulla parte centrale, col tempo, un po' di sudore, un po' di caldo, un po' di freddo, comincia a deteriorarsi e si sfoglia, un po' come avviene sui, chi si ricorda, sui corpi camera, sulla F90 della Nikon, prima fra tutte. C'è questa pellicola che poco alla volta viene via, francamente è fastidioso. Però se vi capita un esemplare usato, non soffermatevi su questo, guardate alla resa ottica. A proposito, com'è la resa ottica di questo obiettivo? Direi buona, non è il primo della classe, ve l'ho detto, se lo confrontiamo ad altri obiettivi macro vediamo che decade. Ho parlato in un altro video del 180, per esempio, mm Nikkor AIS, che non è macro, come teleobiettivo lo schiaccia, lo devasta, perché veramente ci accorgiamo che è dedicato al macro, quindi anche con un arco di lavoro su quella distanza dal soggetto, e infatti lì non se la cava affatto male, però non possiamo paragonarlo a uno Zeiss o, andando in altri formati come medio formato, ad un Contax, assolutamente no. Se la cava bene, soprattutto l'effetto che offre questa lente, vi ripeto, è buono, è bello, a me piace, è uno dei motivi per il quale l'ho comprato. Questo tipo di obiettivo lavora molto bene anche con un anello distanziale e per chi ha voglia di sperimentare, di divertirsi, anche con un bel converter, con un 1.4, con un 2x. Certo, stiamo parlando di sperimentazione, però non è escluso che qualche foto di quelle interessanti vi capiti anche con un converter. Diventa un obiettivo estremamente lungo e complesso, però a volte si portano a casa dei buoni risultati. Da notare che questo tipo di obiettivi, generalmente, un po' tutti quanti, lavorano molto bene, se non quasi addirittura meglio, sul formato ridotto. Diventa, con questo fattore di moltiplicazione, un 270 mm, che significa avere davvero a disposizione un tele macro, però riesce a fare delle cose che con, per esempio, il full frame dovremmo ricorrere ad un anello distanziale. Quindi è un obiettivo che consiglio e che secondo me fa davvero un buon lavoro e vi potrebbe garantire delle foto un po' diverse dal solito, che possono arricchire il vostro portfolio, la vostra proiezione o il vostro album di fotografie. Vi ringrazio come sempre, tenetevi informati sui video di FotoArt, perché ce ne sono molti altri in arrivo. Ciao!